Buongiorno a tutti, io sono sempre Victorlaso88 e benvenuti a una nuova puntata del Vic Series, l'angolino del movie blog in cui si parla di serie TV. Però prima di iniziare volevo informarvi che domani, martedì 12 marzo 2013, sarò ospite in diretta dalle 15 alle 16 a Radio Malibum Boom, che è la web radio del Room Malibu, quindi metterò il link nella descrizione qui sotto, se avete tempo e voglia potete ascoltare la diretta e mi farebbe veramente molto piacere. Ma veniamo a noi, dunque, questo è il terzo appuntamento del Vic Series dedicato alle serie action, anche se noterete che con questo termine io voglio intendere un macro genere in cui posso inserire anche quella tipologia di serie TV che seguo un po' di meno. Ad esempio, io non sono un grande fan delle serie TV di fantascienza, quindi anziché dedicare un Vic Series a questa tipologia, che magari contiene solo due serie, preferisco mettere in questo macrogenere. Quindi, dopo questa spiegazione, direi che si può iniziare. Sigla! Dunque, iniziamo subito con due serie che fanno parte appunto di un genere che io non seguo particolarmente, che è quello crime. Io non amo molto il genere crime perché? Perché solitamente si tratta di serie televisive composte da tantissime stagioni e tutte con puntate autoconclusive per lo più, quindi con la trama verticale, si sviluppano abbastanza i personaggi che poi di stagione in stagione vengono intercambiati perché magari l'attore si è rotto le palle o cose del genere, quindi uno può seguire anche le puntate sparse che capisce tutto, perché comunque ogni puntata è una sorta di piccolo giallo, ecco, se vogliamo. E questa cosa non mi piace perché io sono più un fan di quelle serie con la trama orizzontale, in cui magari di settimana in settimana vieni lasciato col cliffhanger e non vedi l'ora che esca la puntata successiva. Quindi io cerco questo in una serie televisiva, a meno che non si tratti di una sitcom, che magari appunto quella è una cosa diversa, e siccome hanno una trama verticale, tra virgolette, ma perché sono un genere particolare e ne parlerò più diffusamente nella sezione loro dedicata. Per cui, non dico che queste serie crime siano fatte male, perché CSI, NCIS, Cold Case, Numbers, Bones e affini sono fatte veramente molto bene, è solo a me che non piacciono, quindi non pensate che io stia dicendo che fanno schifo cose del genere, no, sono delle serie ottime, ho visto qualche puntata sparsa, le storie in sé sono anche fatte bene, le storie di ogni singola puntata, però non riesco, cioè non mi metterei mai a dire oh, adesso inizio CSI dalla prima stagione, perché mi rompo le scatole dopo due puntate, perché per me dopo un po' sono un po' tutte uguali, per quanto siano comunque ben fatte. La prima serie di cui volevo parlare di questo tipo, però, che fa eccezione, è The Following. Anche se The Following è sì una serie crime, è anche una serie thriller, no? È un vero e proprio giallo. Quando ho sentito che avevano fatto una serie TV con Kevin Bacon, ho pensato, porca puttana! E non sono rimasto deluso, anche se dopo aver visto la prima puntata avevo paura che procedessero appunto anche lì con la trama verticale, puntata autoconclusiva, quindi avevo un po' paura perché i presupposti c'erano, ma grazie al cielo sono riusciti a fare qualcosa con una trama orizzontale. E che trama orizzontale? Ora voi potrete dire, ma perché stai parlando di una serie che è appena iniziata, che comunque avranno fatto solo un 5-6 episodi, ancora la prima stagione, potrebbero sminchiare tutto, fanno sempre in tempo a farla crollare, allora perché non aspetti che sia finita per trarre le tue conclusioni? Non aspetto perché, nonostante queste argomentazioni siano molto legittime, io devo ammettere che The Following, in pochissimi puntate è riuscita a diventare una delle mie serie preferite perché è fatta semplicemente da Dio. Cioè, allora abbiamo un Kevin Bacon perfetto. Un Kevin Bacon perfetto perché lui ha questo tono un po' monocorde, ma in senso positivo, nel senso, lui è un po' come Zachary Quinto. Interpretano sempre personaggi che sembrano inespressivi, ma in realtà sono fatti apposta, perché così tu non riesci mai a capire che cosa il personaggio sta pensando. Kevin Bacon, per tutto il tempo, ha questo sguardo molto malinconico, ma nei momenti in cui si arrabbia, nei momenti di tensione, l'espressività cambia all'improvviso, quindi non è che lui manchi di espressività facciale, no, è che lui decide di interpretare un personaggio che sia enigmatico, quindi gli dà questo aspetto, questa espressione sempre fissa, che sembra sempre che ti sta scrutando, non capisci mai che cosa sta pensando. È un personaggio veramente fantastico, e lo stesso vale per i personaggi interpretati da Zachary Quinto. In American Horror Story Asylum è stato semplicemente fenomenale. Ogni volta che compariva lui, ero lì che dicevo, Madonna che bravo, veramente. E Kevin Bacon, dicevo, ha fatto una cosa di questo tipo. Quindi, dicevo, nonostante siano uscite poche puntate, io mi sto appassionando tantissimo. Poi l'antagonista è James Purefoy, che è un attore non particolarmente conosciuto, l'avrete visto in film come ad esempio il primo Resident Evil, interpretava se non sbaglio uno dei cattivi, e è veramente, secondo me anche lui è veramente bravo. La cosa che mi intrippa di The Following è proprio il fatto che il cattivo principale sia lì sotto controllo, ma non è lui che c'è. Cioè, non si può fermare lui come persona fisica, ma bisogna fermare le sue idee. È una cosa veramente molto interessante, che in un certo senso
mi ha ricordato anche il concetto che voleva esprimere Michael Moore in V per Vendetta, che a volte non è la singola persona a fare la differenza, ma l'idea che questa persona diffonde. Quindi ci sono altre persone che possono, possono prendere il testimone di questa idea e portarla avanti, anche se si ferma la persona fisica che l'ha appunto iniziata a diffondere. Questa cosa mi piace veramente molto. È una serie che come trama sulle prime mi aveva ricordato tantissimo Red Dragon, il film con Edward Norton e Anthony Hopkins, prequel dei Senza Innocenti, è basato su un omonimo romanzo di Harris, e devo essere sincero, la trama è simile ma poi prende una piega completamente differente, e è una piega fantastica. Mi piace molto perché è una grande riflessione un po' anche sulla follia, e la follia lucida in particolare. Molti hanno pensato, io ho sentito molti pareri, che la trama di fondo, il modus operandi del killer sia una cosa un po' banale. Secondo me invece è veramente geniale. Poi è una delle, cioè non è che ci siano tante serie di questo tipo, perché comunque io sono un grande fan di film di questo tipo, no? Come esempio Senza Innocenti, Red Dragon, e vedere una serie televisiva su questa riga, su questa su questo genere mi ha veramente fatto molto piacere, perché poi non è semplice portare avanti una serie di più puntate con una trama di questo tipo, e ce la stanno facendo alla grande. Quindi io spero che non mi deluda, spero che non degeneri, e spero sinceramente che la chiudano prima che sia troppo tardi, perché con questi presupposti secondo me non può durare più di due stagioni. Secondo me già due stagioni sono troppe. Non so bene, penso che batteranno il ferro finché sarà caldo, ma spero che non facciano come ad esempio hanno fatto con Prison Break, che è partita con un'idea geniale che poi è stata ipersfruttata. Purtroppo ci sono alcune serie che magari hanno un'idea sì geniale, ma che non può essere sfruttata più di tanto. Quindi secondo me questo The Following più di due stagioni non può farle. Spero che lo capiscono e che lo chiudano con dignità. Quindi non so quanti lo stiano seguendo, mettetemi le vostre opinioni in merito qui sotto nei commenti. Secondo me è qualcosa di veramente strepitoso e straordinario, soprattutto per il grande set di personaggi che hanno messo in gioco, personaggi tutti interessanti e di cui proprio vuoi sapere il trascorso. Quindi è una serie anche che si rifà per la struttura temporale un po' anche a Lost, per esempio, con i flashback, e mi sta piacendo veramente tanto. Poi proseguiamo con un'altra serie crime che mi avete chiesto veramente in tantissimi, ed è Dexter. Allora, Dexter, devo essere sincero, io non sono arrivato, non sono proprio in pari, perché è una serie un po' altalenante per quello che mi riguarda. La prima stagione l'ho trovata veramente fantastica. Il protagonista è Michael C. Hall, che si era ammalato di cancro qualche tempo fa, fortunatamente adesso si è ripreso e guarito, e la serie è arrivata alla settima stagione, che doveva essere l'ultima, ma per l'incredibile quantità di ascolti hanno deciso appunto di tirarla fino all'ottava stagione. Io non sono ancora arrivato alla settima, ma dicono che sia qualcosa di veramente abominevole. Ho sentito pareri contrastanti. La maggior parte dice che fa veramente schifo. Poi c'è una piccolissima parte che deve essere lo zoccolo duro dei fan, che dicono che comunque è molto bella, però prevalentemente mi dicono che è scaduta tanto. La prima stagione, che è ripresa dai libri della serie della mano sinistra di Dio, che comunque io ne ho letti un paio, non sono male, però sono dei gialletti, ecco, io non li considero dei grandissimi thriller, sinceramente sono carini, ma come è stata sviluppata una serie televisiva, secondo me non è male. La prima stagione secondo me è un qualcosa di strepitoso. È strepitoso perché ha una trama orizzontale veramente molto bella. Ecco, diciamo che Dexter ha sì la trama orizzontale, però diciamo che si esaurisce più che altro di stagione in stagione. Diciamo che ci sono riferimenti alle stagioni passate, però diciamo che ogni stagione appunto ha c'è un villain, un cattivo, comunque qualcosa che inizierà a farsi sentire dall'inizio della prima puntata e si esaurirà nell'ultima. Diciamo che ha una trama tra virgolette verticale a singhiozzo, diciamo che ogni stagione segue una storia, una linea diversa. Poi ci sono poi tutti i riferimenti del caso. La migliore stagione mi dicono che è la quarta. Per essere sincero, la prima mi è piaciuta tantissimo, la seconda non mi dispiaceva, però non era niente di particolarmente esaltante, con una soluzione finale che secondo me era un po' troppo raffazzonata, troppo veloce, sembrava messa lì per caso. Mentre la terza io l'ho trovata abbastanza inutile, io ho trovato che la terza sia il nulla. Sì, cercano di esplorare il carattere di Dexter Morgan, che è un personaggio affascinante, mi sta piacendo il modo in cui lo hanno portato avanti, devo essere sincero, forse hanno voluto con quella stagione focalizzarsi più sul personaggio più che sulla storia. Però l'hanno fatto non sempre bene, perché se io ho visto ci sono delle puntate che sono proprio lente, che si trascinano e che non servono proprio a nulla. Quindi
È una serie estremamente altalenante che secondo me talvolta, cioè ci sono delle stagioni che non hanno veramente senso di esistere, per quello che mi riguarda. Quindi non so neanche se riuscirò ad arrivare fino all'ultima, perché mi sta sinceramente un po' stracciando, mi sta proprio stracciando. Non lo sto apprezzando più di tanto. Ecco, anche quei miei, cioè io vorrei sapere soprattutto il vostro parere riguardo a Dexter, perché io sento tantissime opinioni discordanti e vorrei sapere la vostra campana. È una cosa che mi interesserebbe veramente tanto. Secondo me è bravissimo lui, Michael C. Hall, è veramente bravo, perché Dexter Morgan è un personaggio complesso, è un personaggio anaffettivo, ovviamente si sa perché, ora io non voglio dirlo perché magari qualcuno ha intenzione di seguirla e non voglio fare spoiler. È una serie molto particolare, i presupposti sono anche abbastanza agghiaccianti. È interessante come personaggio perché è un cattivo non cattivo, quindi sapete che a me i cattivi affascinano sempre. Mi affascina la sua morale distorta, mi affascinano le sue motivazioni, cioè è un personaggio cattivo in cui però, a cui però non riesci a dare addosso, non riesci a dire mamma mia mi fa paura, perché comunque cercano subito di farti stare simpatica, anche proprio per l'espressione dell'attore, no? Che ha sempre questa faccia simpatica, con questa espressione sorniona, nonostante comunque sia la sua espressione normale, perché il personaggio, l'idea del personaggio è che sia monocorde, che non provi sentimenti, che poi comunque sappiamo che si evolverà. Per cui, secondo me, la scelta di posticipare la chiusura di una stagione solo perché gli ascolti sono alti è una puttanata. È quello che dicevo per Prison Break. Chiudere una stagione quando si è ancora in tempo è la cosa migliore da fare. Non bisogna chiuderlo quando il pubblico smette di guardarlo, bisogna chiuderlo quando la serie si avvia alla sua naturale conclusione. Se una serie inizia a non avere più niente da dire, è meglio chiuderla, anzi, chiudiamo quando ancora ha qualcosa da dire, quando ci sono proprio le ultime parole da dire. Non arriviamo al punto in cui si vede che non ha più nulla da dire, ma che la si sta facendo perché bisogna sfruttare. È un discorso che faccio sempre e che mi fa un po' incazzare, perché porca miseria, ci sono serie fantastiche che vengono sfruttate fino all'osso quando, e poi scadono proprio nel ridicolo, e questa cosa non mi piace. Quindi Dexter è una serie con tanti personaggi vari che poi vengono a un certo punto abbandonati a se stessi perché non si vuole più continuarli. Le storie all'interno del dipartimento di polizia diventano scialbe, insensate, ci sono riferimenti improbabili poi alle stagioni precedenti per giustificare cose che non stanno in cielo intero. Insomma, siccome Dexter è la stagione, una delle serie televisive più strane, perché a stagioni alternate, ci sono stagioni fantastiche e stagioni che fanno schifo, è una cosa molto strana. Io non so gli sceneggiatori che cosa abbiano in testa, però purtroppo è così. Scusate, ogni tanto guardo il foglio perché non me le ricordo a memoria. Ah, adesso aprirò una piccolissima parentesi per una serie televisiva di J.J. Abrams. J.J. Abrams, diciamo che lui ha prodotto Lost, e poi molte delle serie successive che ha comunque creato, comunque che ha prodotto, secondo me sono state un po' dei buchi nell'acqua, tutte fuori eccezione. L'unica eccezione è Fringe, che purtroppo, ora mi fustigherete, io non seguo ancora, devo iniziare a seguirlo, non so perché non l'abbia mai fatto, ma anche lì perché mi dicevano che aveva una trama verticale che però poi si diventa una trama orizzontale verso la seconda stagione. Io ripeto, soffro proprio quando ci sono queste cose, quindi devo mettermi lì e rimboccarmi le maniche e guardarmi la prima stagione, che a quanto pare sono puntato un po' a sé fino quasi alla fine. Mi spiace, lo so che è una grave mancanza, una bestemmia nerd, però io Fringe devo ancora iniziare a seguirlo. Però Abrams aveva prodotto l'anno scorso una serie TV veramente interessante che si chiama Alcatraz, penso che molti di voi la conosceranno. Alcatraz fa ancora parte di questo filone un po' crime, ecco, però questo è proprio il crime puro, nel senso, è un'idea veramente bella che si fonde un po' anche con la fantascienza, che però procede per puntate autoconclusive, cioè nel senso... C'è questa sorta di, chiamiamola distorsione temporale, anche se è un'altra cosa, ma lasciamo stare, in cui i detenuti di Alcatraz arrivano nei giorni nostri e iniziano a commettere crimini, e uno dice, porca miseria, è una serie fantastica. Cioè, nel senso, una serie fantastica, un'idea fantastica, d'accordo. Il problema è che ogni puntata era un criminale diverso che viene braccato e o lo prendono o non lo prendono. È esattamente puntata autoconclusiva. Il punto è che funzionano le puntate autoconclusive se si tratta di storie di un dipartimento investigativo come può essere CSI, come può essere Bones, come può essere, che ne so, NCIS. Ma se è una cosa di questo tipo, ti viene noia a un certo punto. Hanno cercato di inserire dei collegamenti che volevano dare una parvenza di trama orizzontale di puntata in puntata, ma erano talmente deboli che secondo me a un certo punto non reggeva, la gente giustamente si è rotta i coglioni e ha deciso di non guardarla più. Tra i protagonisti c'era anche Jorge Garcia, che interpretava Hurley,
il Lost. Mi è spiaciuto che l'abbiano chiusa, però da un lato era inevitabile, la serie non era interessante, partiva da un'idea brillante di base, ma lo sviluppo era secondo me inesistente, era uno sviluppo inesistente con storie autoconclusive che secondo me non erano neanche così avvincenti. Io personalmente non l'ho apprezzata e mi veniva voglia di buttarla via da parte dopo 3 o 4 puntate. Mi sono fatto forza, ho voluto continuare, però secondo me non è, cioè è proprio un buco nell'acqua. Abrams ha fatto altri buchi nell'acqua, di cui parlerò più avanti, perché sennò questo Week Series durerà 30 anni, quindi Alcatraz poteva essere sviluppato meglio. Se avessero messo una trama orizzontale seria, sarebbe stata una serie molto interessante. Il problema è che purtroppo hanno voluto puntare su questo filone, quindi perché dicevano, noi possiamo tirarla avanti un sacco, ogni tanto mettiamo un riferimento qui e lì, di modo che la trama va avanti così, però possiamo ogni puntata ci sarà un cattivo diverso, sarà una figata. Questa cosa non mi piaceva affatto, e infatti Patatrac l'hanno dovuta cancellare dopo solo una stagione, con un finale che vabbè, lasciamo stare. Passiamo invece a due serie collegate tra di loro. Allora, la prima nasce da due miniserie di poche puntate, mi pare che siano 4-5 puntate in due miniserie in tutto, che è Visitors, una serie cult in cui tra i protagonisti c'è anche Robert Englund, che se non erro interpretava Willy il ribelle, Will Visitor ribelle. Vi ricordate, erano gli alieni che dicevano di venire in pace, poi erano queste creature rettiloidi che si nutrivano principalmente di topi vivi. Non so se vi ricordate, è una cosa abbastanza disgustosa. Io non sono un grande fan di questo tipo di fantascienza, ma devo dire che mi aveva abbastanza intrippato, perché è una fantascienza da B-movie anni 50 adattato ai tempi moderni che correvano, comunque la metà degli anni 80. Dal successo delle due miniserie sono passati alla serie vera e propria, che è appunto quella nota con il nome di Visitors, i visitatori, molto interessante, molto bella. C'era questa guerra con la resistenza, era fatta veramente molto bene. Peccato che aveva avuto un enorme successo, le due miniserie avevano avuto un successo fantastico, no? Visitors e Scontro Finale. Purtroppo non so cosa è successo, il pubblico non ha gradito a lungo termine questa storia, perché comunque dopo solo 19 puntate hanno interrotto la prima stagione e non hanno più prodotte. È un peccato, perché comunque, tra le altre cose, è una serie che ha avuto una vita brevissima, ma che è entrata subito nell'immaginario collettivo e che tutti conoscono, perché tutti almeno una volta hanno sentito parlare dei rettiloidi o dei Visitors. E questa è una cosa molto strana, perché non è che è una serie cult da 3 o 4 stagioni. No, è una serie cult che conta in tutto un 23-24 puntate, se contiamo anche le due miniserie da 2-3 puntate ciascuna. Quindi è una cosa molto strana, è un caso che ha portato poi nel 2009 al reboot barra remake, che è appunto semplicemente V, con vari personaggi che erano, se non sbaglio, presi da diverse serie televisive. C'è anche l'attrice che interpretava Juliet appunto in Lost, se non sbaglio, sia la Mitchell, se non sbaglio, non vorrei dire una cazzata. Era il periodo, quello di qualche anno fa, a posto Lost, ho fatto anche la rima, ovvero quando dopo Lost hanno cercato di piazzare tutti i personaggi più riconoscibili di quella serie in altre serie televisive. C'è stato il flash forward con l'attrice che interpretava Dominic Monaghan. Poi, appunto, in Visitors hanno messo l'attrice che interpretava Juliet, che personalmente appartiene a quella categoria di attori che funzionano sullo schermo solo se nei ruoli di comprimari. Per esempio, Juliet non era la protagonista, era risultato uno dei personaggi più apprezzati delle ultime stagioni di Lost, però secondo me metterla come protagonista ti crolla tutto, perché lei purtroppo ha un problema che hanno alcuni attori, cioè non ha espressività, ha questa faccia, però questa è proprio mancanza di espressività. Non è come può essere, dicevo prima, Quinto o Bacon, che è una inespressività studiata perché sanno recitare. Questa proprio non ha espressività, però non soffre del problema di cui soffre Kristen Stewart, che è quello che io chiamo sindrome della faccetta da cazzo. Kristen Stewart non ha espressività, ma è proprio antipatica di viso, ha proprio questa inespressività antipatica che ti verrebbe di modellare con un tubo di acciaio. No.
Lei invece non ha assolutamente quel tipo di inespressività, è un'espressività quasi simpatica. Diciamo che a me vedere sullo schermo non dà fastidio, non dà fastidio assolutamente, perché sarà che la Stewart mi cammina sulla borsa dei coglioni da troppo tempo ormai, però con quest'altra attrice io non riesco a essere severo, non ce la faccio, perché comunque dai, è simpatica, quindi non ce la faccio assolutamente. Devo dire che oddio, la serie secondo me non era assolutamente un buon prodotto perché, nonostante potesse un po' affascinare, ma proprio per amor della serie vecchia, ma per amor della storia, perché comunque era abbastanza fedele, i personaggi non erano abbastanza intriganti, nonostante sulla carta avrebbero potuto esserlo, messi sullo schermo poi non funzionavano. La trama sembrava scritta un po' col culo. L'idea generale c'era, ma le singole puntate risultavano noiose, risultavano pedanti, non c'era il collegamento giusto tra puntata e puntata. I personaggi a un certo punto ti veniva voglia di prenderli a martellate sulle gengive. Non era una serie di quelle che io mi metterei a seguire assiduamente. Non avevo quel brivido di settimana in settimana di vedere che cosa sarebbe accaduto. L'ho guardata fino alla fine, poi hanno fatto una cosa veramente sbagliata. Alla seconda stagione l'hanno chiusa alla decima puntata, mentre invece dovevano essere 12, quindi l'hanno chiuso con due puntate in anticipo. Non hanno fatto come Flash Forward, in cui l'hanno chiusa e è andato un finale un po' raffazzonato, ma comunque l'hanno chiusa. Sì, c'era l'apertura a un eventuale seguito, si capiva che non era proprio il finale che avrebbero pensato, che avevano pensato all'inizio, però c'era un finale. Secondo me dovrebbero avere le serie televisive un piano d'emergenza. Dal momento che non si sa se, nonostante abbiano provato il pilota, la serie avrà successo, bisognerebbe, cioè gli sceneggiatori dovrebbero tenersi un piano B, ovvero vedi che la serie sta andando a puttane, te la vogliono chiudere, devi avere pronto un finale che per quanto possa essere un po' tirato per i cartelli sia un vero finale. V invece l'hanno chiusa con un finale monco e tronco, si vede che dovevano continuarla, ma che non hanno potuto. E è cosa che è successo con un'altra serie televisiva, di cui però non voglio parlare adesso perché farò poi un big series dedicato alle serie che mi piacevano e che hanno cancellato porca puttana. Questa se me la cancellano, non me ne frega un benedetto cazzo, ma cancellatela pure, cioè non mi piaceva praticamente, la seguivo ormai per abitudine, ma anche se me la cancellate non è che mi incazzo, però c'era sicuramente gente che si era appassionata e che si sarà sentita presa per il culo nel vedere un finale così monco, e questa cosa non è per niente giusta. Non è per niente giusto perché ci vuole il rispetto per quelle persone che, per quanto poche possano essere, stavano seguendo con entusiasmo quello che tu hai scritto. Questa, secondo me, è una discreta mancanza di rispetto nei confronti del pubblico che ti stava appunto dando fiducia. Quindi, V è una serie che secondo me non aveva senso di esistere. Io non capisco questi remake, come avevano fatto anche il remake di Beverly Hills che si chiama 90210, era seguito più o meno, ma perché fare i remake di serie televisive? Cioè, voglio dire, già è una pratica che il remake e il reboot sono delle pratiche, come ho detto nella recensione, non aprite quella porta, che possono starci. Il problema, io non critico le due pratiche, non critico il remake e il reboot in sé, io critico il modo esagerato in cui i produttori e i registi lo stanno utilizzando. Cioè, non puoi utilizzare il remake per pararti il culo perché non hai più idee. Adesso lo fai anche nelle serie televisive. Le serie televisive avevano iniziato a diventare quasi più forte del cinema stesso, proprio perché c'erano più idee per la serie televisiva, perché comunque hai il vantaggio che la trama la puoi sviluppare nel corso di mesi, anni, quindi puoi invertarti qualunque cosa anche in corso. La serie televisiva è uno strumento efficacissimo se vuoi raccontare delle storie che siano accattivanti, ma non mi venite a fare remake delle vecchie serie anche nelle serie TV, porca di quella miseria. Cioè già nel cinema c'è la carenza di idee, inizia ad esserci anche nelle serie TV. No, dai, questo non mi sta bene. Cioè, io i remake e i reboot delle serie TV non li riesco a digerire più di tanto, salvo proprio pochissime eccezioni, ma non è come adesso volevano fare quella sorta di sequel o prequel di Twin Peaks. Ma perché? Ma porca miseria, già hai chiuso di merda la serie originale, ma perché devi rovinarla con un'altra? Cioè, che poi tra le altre cose è solo un rumor, ma io spero che non lo facciano mai. Finché non è ufficiale, come dice anche Matioski, non esiste. Cioè, lui dice sempre, quando si sente una notizia relativa a qualcosa che sia della serie TV o del cinema, lui dice sempre: se non la vedo scritto ufficiale, allora per me non esiste. I rumor sono rumor, però purtroppo si diceva che volessero farlo. Io spero che non faranno mai una cosa del genere, perché veramente non avrebbe senso. Comunque, io direi di aver parlato abbastanza. Questo Vic Series finisce qui. Noi ci vediamo alla prossima, che non so se sarà ancora sulle serie action o se passeremo a un altro genere. Ciao a tutti!